È piuttosto evidente la massa d'acqua, dopo quella curva ha puntato direttamente contro questa parte dell'argine e l'ha dilavato. È crollato per via delle incessanti piogge intorno alle 7 di martedì mattina il ponte sulla strada comunale che conduce a Palazzone, zona Palazzo del Pero, nelle vicinanze della località La Foce, lasciando così isolate per alcune ore 5 abitazioni. Di persone solo una signora e un bambino sono sul posto, le altre sono abitazioni occasionali, quindi non c'è bisogno di grossi interventi. Abbiamo comunque già fatto intervenire il nostro elicottero con il personale spelle alpinistica e fluviale con soccorso sanitario e sono atterrati nelle vicinanze, hanno parlato con la signora che ha preferito rimanere sul posto in quanto ha dei cani e non voleva abbandonarli. Abbiamo mandato su Croce Rossa ha lasciato anche una radio, di modo che si abbiano dei collegamenti certi, visto che i cellulari prendono e non prendono. Croce Rossa ha lasciato anche una radio in collegamento costante con la centrale operativa. I disagi per le famiglie rimaste isolate dopo il crollo del ponte sono fortunatamente rientrati nell'arco di alcune ore. Già nella serata di martedì, infatti, i residenti della zona sono potuti rientrare nelle loro abitazioni, come ci conferma la signora Gisella Ramini, che abita nella zona del Palazzone. «Mi sono preoccupata per la mia vicina di casa», ci racconta, «e così ho allertato i carabinieri di Palazzo del Pero. Loro si sono recati immediatamente sul posto per verificare la situazione. È stata poi allertata la segreteria del vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini, che ha subito dislocato sul posto il personale necessario per ripristinare la situazione». Una risposta celere quindi quella dei carabinieri dell'amministrazione comunale, ma lascia ancora aperta la questione che riguarda le problematiche della zona. Per attraversare il ponte, infatti, gli stessi residenti hanno autonomamente finanziato alcuni lavori, ma ad ogni acquazzone un po' più violento il problema si ripete. Mercoledì l'amministrazione comunale dovrebbe tenere un ulteriore incontro con la popolazione per risolvere definitivamente la questione.